Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete leggere dal titolo, un video che mi rende tanto felice perché sono andata da Primark. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Per la prima volta in assoluto, quindi non ero mai stata in questo negozio perché qui dove sto io, quindi a Catania, non si era ancora aperto un negozio del genere, ma adesso sì, dal 1° dicembre in realtà si è aperto nel centro commerciale della mia zona questo negozio che praticamente ha fatto, diciamo, il boom, perché molta gente, soprattutto anche da Palermo e da altre città, sono venute qui a Catania per andare in questo negozio. E ovviamente ne abbiamo approfittato anche noi, in questo caso io e le mie sorelle siamo andate da Primark, abbiamo fatto un po' di fila perché hanno, diciamo, organizzato un po' il tutto, quindi l'entrata della gente proprio con dei ticket e quindi una fila da rispettare, e finalmente ci siamo riuscite, siamo entrate e ho potuto acquistare un po' di prodotti beauty e non da potervi far vedere. Ovviamente in questo caso vi faccio vedere solo i prodotti beauty perché gli altri sono tutti i prodotti beauty, ve li faccio vedere ovviamente in questo video e addirittura li proveremo insieme. Se volete continuare a vedere video del genere, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In questo video, come potete vedere, faremo direttamente una full face, quindi non ho nulla nel viso, né correttore, né illuminante, né blush, nulla di nulla, quindi sono completamente struccata, mi sono solo lavata il viso e quindi inizieremo a creare insieme un look per questo video, ma soprattutto a provare questi prodotti che ho acquistato. In questo video faremo una full face, quindi un trucco completo utilizzando un po' di prodotti che ho acquistato da Primark, e direi di iniziare subito a idratare le mie labbra. Non ho acquistato nessun emolliente labbra, quindi burro cacao, da questo negozio, quindi vado ad utilizzare il mio bellissimo burro cacao della Faberlic. Questo è il numero 44120 rosa, ve lo faccio vedere, così è rosa, è super idratante ma soprattutto super profumoso. Vado subito ad idratare le mie labbra con questo burro cacao. Fatto. Vado a provare subito il primo prodotto che ho comprato da Primark. Si tratta di questo bellissimo primer equilibrante, quindi il Balancing Primer, e sarebbe il primer della linea Prep più Perfect. Erano disponibili tantissime altre versioni di questo primer, anche illuminante, idratante, ma io ho preferito prendere questo perché l'ho visto nel sito e mi ha incuriosito proprio questo primer. Ne prendiamo un pochino. Si presenta così, in questo colore verde, uguale tra l'altro al pack del prodotto, e andiamo a mettere nel viso. Ha un bel profumo, devo dire che il profumo mi piace, non so esattamente di cosa profuma, cioè non ha una fragranza in particolare, però devo dire che mi piace, molto delicato, come se sto applicando nel viso una crema idratante in realtà. Quindi la consistenza mi piace. Poi sto notando che questo primer si asciuga praticamente subito. Non lascia la pelle appiccicosa, ma la lascia veramente molto molto morbida. E questa cosa devo dire che è molto interessante. Come fondotinta vado ad utilizzare questo fondotinta dell'Avon, della linea Avon True Flawless Ultra Matte, e sarebbe il Cream to Power Foundation, che si presenta tra l'altro così, con questo specchietto. Qui c'è il prodotto e qui c'è la spugnetta per andarlo ad applicare. Andiamo a prendere un po' di prodotto. Allora, prima impressione sul primer, non so se è il primer o se è il fondotinta che non va bene con il primer, ma purtroppo mi lascia delle chiazze nel viso e questa cosa non va per niente bene, è una cosa che mi perseguita da morire. Non so se si vede, ma il massimo di zoom che posso fare, ma la reazione che mi dà il fondotinta con questo primer è questa. Fatemi sapere magari nei commenti se secondo voi può essere il fondotinta o può essere il primer.
quindi mi sa che fondotinta non me ne posso mettere. A questo punto direi di lasciar perdere il fondotinta, perché effettivamente purtroppo mi ritrovo solo questo al momento nella mia makeup collection, quindi non posso utilizzare fondotinta, ma vabbè. Andiamo invece ad utilizzare un altro prodotto che ho comprato sempre da Primark, e voglio utilizzare questo correttore PS My Perfect Color, sarebbe il liquid concealer e la colorazione la medium coverage, anzi no, la colorazione non so se è la medium coverage o la Kimball o la Porcelain, non lo so perché ci sono scritti un sacco di nomi, ma direi di concentrarci più sulla Porcelain, perché in realtà il colore è molto chiaro. Io spero di non aver sbagliato la colorazione, perché l'ultima volta che ho acquistato un correttore purtroppo l'ho preso troppo arrangiato, e come potete vedere io ho la pelle del viso molto chiara, quindi più diciamo tendente a rosa, ecco, quindi secondo me questo dovrebbe andare bene, anche se è un po' troppo chiaro, ma vabbè, eventualmente lo andremo a sfumare o comunque mixare con un altro correttore. Vediamo come si comporta. Ne metto un po' qui e un po' qui, poi un po' qui e un po' qui, ovviamente nella zona delle mie occhiaie. Come potete vedere il correttore è abbastanza chiaro, però non voglio, diciamo, allarmarmi molto presto, perché secondo me sfumandolo e quindi applicandolo potrebbe anche risultare della giusta tonalità. Lo vado ad applicare con questo pennello che ha un pelo, ma vabbè. Lo vado ad applicare con questo pennello. Vediamo un po' come si comporta. Mi aiuto anche con le dita. Il colore va decisamente bene, e di questo sono super contenta dopo il fallimento del fondotinta. Allora, il correttore non è tanto liquido, ma non è neanche molto denso. La texture, o comunque la composizione, mi piace. Il colore devo dire che va bene, e poi mi piace perché si sfuma, quindi si stende subito, si asciuga subito e poi copre bene. Vuol dire che le mie occhiaie le ha coperte decisamente bene, mi piace, approvato. Poi vado a fare un piccolo contouring utilizzando la mia palette della Revolution, e vado ad utilizzare prima un marroncino. Io voglio utilizzare questo marroncino qua, e poi vado ad utilizzare un color pesca, quindi vado a utilizzare questo qui, questo colore, questo, magari se sposto il pennello si vede, questo qua. Andiamo a fare il nostro contouring, un mini contouring. Direi di metterne un altro poco, sì, andiamo a mettere un altro poco. Adesso bisogna fissare il correttore. Io l'ho voluto lasciare un po' in posa, ma vi devo dire che non si è assolutamente mosso per il momento e non mi è andato nelle pieghe. Ci sono correttori che possiedo che invece, anche se li lascio per pochi minuti, diciamo così, in posa, se ne vanno nelle pieghette che ho purtroppo nelle occhiaie, e questa cosa, credetemi, mi dà tantissimo tantissimo fastidio, perché giustamente si crea un po' un pasticcio. Invece vi devo dire che questo correttore non sta finendo nelle mie pieghe. Per fissare il mio correttore vado ad utilizzare questa cipria in polvere libera di Avon linea MAC, come potete vedere, la Magic HD Finish Powder. Come vedete è bianca, anche se la voi preferite trasparente sinceramente. Vado a sbattere, diciamo, la confezione per far uscire un po' di prodotto. Vado ad utilizzare il mio famoso pennello di Shein e vado ad applicare la mia cipria, vado a fissare il mio correttore così. Direi di andare avanti e vado ad applicare il mio illuminante. Questo è uno dei miei illuminanti preferiti, è della Revolution e sarebbe l'illuminante Eye Art Makeup Mermaid's Heart. Vi faccio vedere il prodotto, è questo qua, con tutti i colori che ricordano ovviamente la sirena. Per utilizzare questo qui, proprio questo colore,
io vado ad applicare il mio illuminante con questo pennello qui, va a prendere proprio il colore che mi serve. Vado ad applicare qui. Adesso tocca ai nostri occhi e prima di applicare gli ombretti vado ad utilizzare questo primer che ho preso da Kiko, sarebbe il primer Natural. Dopo aver applicato il primer dobbiamo ovviamente farlo asciugare un pochino. Nel frattempo vi faccio vedere il penultimo prodotto che ho acquistato da Primark. Si tratta di questo bellissimo set di pennelli, Multi Eye Brush Set. Vi faccio vedere i pennelli da vicino. I pennelli sono questi qui. E abbiamo questo pennello grandissimo da sfumatura, quindi un Eye e Crease Contour Brush. Poi abbiamo quest'altro pennello piccolino sempre da sfumatura, quindi Eye Shadow Blending Brush. E infine abbiamo questo pennello che tra l'altro io avevo, ma purtroppo mi si è assolutamente rotto e non sapevo più dove lo dovevo andare a prendere. Ed è questo qui. Quando l'ho visto mi sono subito catapultata a comprare questo set. Comunque i pennelli sono il 250 che è questo, il 251 che è questo grande e poi il 252 che è questo qua piccolino. Per andare ad applicare il primo colore che andremo a prendere dalla nostra palettina Constellation vado ad utilizzare questo, quindi quello più grande. Andrei a utilizzare il Retrograde di questa palette, quindi questo, e lo vado a mettere un po' qui, quindi lo sfumo un po' da questa parte. Viene bene la sfumatura, devo dire, viene molto bene, però non è come gli altri pennelli che ad esempio possiedo che sono molto molto più morbidi. Questo qua invece è un po' più duro, cioè ha le setole un po' più dure, ma comunque la sfumatura viene abbastanza bene. Prime impressioni su questo bellissimo pennello. Devo dire che sfuma bene e il fatto che è così grande mi aiuta tantissimo a fare cose del genere. Cioè, viene bene, devo dire che viene abbastanza bene e sono contenta di averlo acquistato perché avevo pensato proprio di fare queste cose così e si è comportato abbastanza bene. Per il secondo colore che ho deciso di utilizzare per questo make-up ho deciso di utilizzare la mia bellissima Tassilatte e in particolare voglio utilizzare questo colore, il color Aroma, che vado a mettere nella parte esterna del mio occhio. Per fare tutto ciò andiamo a prendere il secondo pennellino, quindi vado a prendere questo qui. Anche questo devo dire che ha le setole un po' durette, ma mi permette di andare a stendere il colore proprio nella piega, quindi secondo me è adatto tantissimo per fare questo lavoro, quindi per andare nella piega. Adesso nello spazio che ho lasciato vorrei realizzare una cut crease. La realizzo fuori di presa e dopo applichiamo l'ultimo colore. Con questo pennello andiamo ad applicare l'ultimo colore che ho scelto, che ho già applicato in quest'occhio, e vado ad applicare il Double Shoot preso dalla palette Tassilatte di Revolution e andiamolo ad applicare con questo pennellino. Anche questo ha le setole molto, devo dire, dure, ma secondo me non è proprio un male, cioè il prodotto si applica molto bene e con questo pennellino in realtà oltre a fare questo possiamo anche andare anche con questo nelle pieghe del nostro occhio, quindi secondo me sono dei pennelli molto validi. Poi vado a prendere questo colore Ice and Honey e lo vado a mettere tra questo colore che abbiamo appena applicato. Adesso ragazzi arriva il punto forte di questi prodotti che ho acquistato da Primark, ovvero queste ciglia finte. Ho chiesto molte opinioni ad altre persone e mi hanno tutti parlato bene delle ciglia finte di Primark, quindi ho pensato di acquistarle e voglio assolutamente provarle in questo video, quindi sono molto curiosa anche del risultato. Prima di applicare le nostre ciglia finte vado ad applicare questo mascara di Astra, sarebbe il Sublimal. Ho messo le ciglia finte e ho dimenticato di dirvi
che stile era, anche se ve le ho fatte vedere. Questo è lo stile Dramatic e devo dire che sono molto molto importanti come ciglia finte, mi piacciono tantissimo. Ho sempre una grande difficoltà ad applicare le ciglia finte perché in questa parte e in questa parte praticamente mi si staccano sempre, quindi sono stata un bel po'. Per finire il nostro look di oggi vado ad utilizzare questo rossettino, perché non ho comprato purtroppo nessun rossetto di Primark, e vorrei utilizzare questo rossetto del brand Top Beauty, e questa è la colorazione numero 8. Vi ho sempre parlato di questo rossetto perché innanzitutto il pack è bellissimo con questo cuoricino qui, e poi il profumo è alle rose ed è veramente bellissimo. Vi ho già parlato di questo rossetto, quindi non entrerò nel dettaglio, lo vado subito ad applicare. E questo è il risultato finale del make up di questo video, dove abbiamo utilizzato insieme alcuni prodotti di Primark. Allora, cosa mi ha lasciato un po' in dubbio e cosa non? Effettivamente solo un prodotto mi ha lasciato un po' in dubbio. Come avete visto all'inizio video, cioè quando abbiamo iniziato ovviamente a preparare la nostra full face, ho applicato questo primer. Subito dopo volevo applicare il fondotinta, ma ho avuto questo piccolo problema di macchie sul viso che non ho capito in realtà se erano dovute al primer o se erano dovute al fondotinta, quindi ancora devo testare per bene questo primer e capire se con altri fondotinta di altri brand ho lo stesso effetto oppure è stato solo appunto questo fondotinta di Avon. La consistenza mi piace, il profumo mi piace, ma ancora non mi sento di dire che va bene. Mi sono tanto piaciuti questi pennelli perché anche se hanno la setola molto dura, sono effettivamente molto facili da utilizzare. Questi due arrivano nelle pieghe e questo mi piace perché effettivamente mi mancava un pennello che arrivasse bene nelle pieghe, e questi due mi piacciono, e questo è molto molto adatto per le sfumature sotto comunque l'arcata sopraccigliale, e quindi approvati. Poi le ciglia finte sono un po' sintetiche in realtà, quindi cioè diciamo sono buone di qualità, si vede che comunque sono molto compatte, ma sono ovviamente sintetiche. Mi piacciono tantissimo perché sono di buona qualità. L'unico problema, ma questo è un problema mio, che mi si staccano sempre da questa parte e non capisco ancora il perché. La colla che ho usato per applicare le ciglia finte è quella data in dotazione, che non è proprio una colla fantastica perché non ha un pennellino, comunque non ha un modo pratico per poterla applicare. E infine il correttore. Prenderei delle bellissime parole perché mi sono trovata benissimo, la consistenza mi piace, non è molto liquido come vi dicevo quando l'abbiamo applicato, la tonalità è giusta per la mia pelle, quindi per il colore della mia pelle, e mi piace tantissimo. Questo ve lo consiglio, se andate alla Primark provate questi correttori perché secondo me sono veramente molto validi. Questi sono tutti i miei acquisti per il momento da Primark. E voi avete già acquistato qualche prodotto da Primark? Fatemelo sapere ovviamente sotto nei commenti. In più, avete già provato questi prodotti che vi ho fatto vedere in questo video? Fatemi sapere se vi siete trovate bene o se magari vi siete trovate male. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete provato i prodotti che abbiamo visto, che abbiamo recensito, ecco, in questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate tanti like, condividete questo video e seguitemi su tutti i miei social. Io vi mando tanti baci e tanti abbracci e ci vediamo al prossimo video review o al prossimo video. Ciao!